Ciao a tutti e bentornati. Mi chiamo Saladriel, Vaporum, Loadless Save. Siamo quasi alla fine, credo. Tutto mi fa pensare che non manchi molto. E mentre Angel si appresta ad arrampicarsi sui tetti... Il nostro caricamento ha finito. Ora, se non ricordo male, noi dobbiamo sbloccare... I need to use a charged up abrogator to destroy the barrier. Ok, un abrogatore. Mentre ci apprestiamo ad esplorare qui, allora abbiamo delle cose all'interno di questa stanza, cioè un teletrasporto, una serie di interruttori e delle stanze. Avevamo mappato abbastanza, vero? Sì, ok, ricordo bene. Ma direi a questo punto iniziamo ad esplorare. Che ne dite? Ok, la porta mi si chiude alle spalle. Si riapre. Ok, lasciamola aperta, cosa mai ci servisse? No, una via di fuga. Non ci è dato. Abbiamo un kit di riparazione. E basta. Allora, da quello che ho capito, il nostro obiettivo adesso è quello di spegnere i generatori dell'Arx Vaporum. Questa disposizione di stanze mi ricorda qualcosa. Vi ricordate la libreria? Avevano a disposizione di stanze simili. Credo che non sarà se... Oh! Sì, proiettili, sempre benvenuti. Ok, uno stabilizzatore di mira Elite. E Light Mantle. Oh, 200 integrità più 5 combat. Elite, non Elite. Prendiamolo. Va bene, rinunciamo a un po' di Townes. Ma abbiamo 200 di integrità in più. Questo è fondamentale perché noi degradiamo la nostra integrità attaccando. Quindi è fondamentale. Va bene. Andiamo avanti. Se ho capito bene come funziona la mia build, e credo di sì, visto che sono riuscito ad arrivare fino qua, preferisco avere 20 di integrità in più piuttosto che 4 punti di resistenza. Poi magari ho fatto una scelta sbagliata e me ne pentirò presto, ma... Ok... Qui abbiamo un passaggio alle nostre spalle, davvero? No, non è un passaggio, è una grata. Qua dietro ci si potrà arrivare in qualche modo? Fammi vedere, ci sono dei pulsanti? Qualcosa che mi può sapere di passaggio segreto? No, non sembra, a meno che non siano qui. Andiamo a vedere, tanto non è molto distante. Non è molto distante, anzi è direttamente qua. E qui no, perché ci sono dei tubi, ma qui... nessun pulsante, nessun rubinetto, nessuna valvola. Sì, rubinetto. Nessuna valvola, nessuna leva. Io devo sempre fare attenzione a quelle leve a terra messe di traverso che mi sfuggono così sovente. Allora, è probabile che queste porte si apriranno in qualche maniera. Ah, sono più di una. Guardate qua. C'è decisamente qualcosa lì dietro. Ok, ok. Sì, lo so. Chi guarda le mie serie sui dungeon... Oh. Crawler... è abituato.
No, no, no! Santo cielo! La torretta, giusto? Quante torrette? Questo non vale. Morto. Abbiamo una torretta... Oh... 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 Allora, ritorniamo lì. Quello senza... armi a distanza faccio fatica a buttarlo giù, eh? A meno che... Non uso il decoy. Il decoy beacon. Vediamo. Il decoy beacon. Allora. No. Voglio prima raccogliere l'armatura e i proiettili. Sono pochi, ma... Li voglio perché credo che ne userò non pochi contro quel martellatore. Ok, ora salviamo l'ingresso della stanza e prepariamoci al combattimento. Ok? Sto registrando, è tutto a posto, vero? Sì, è tutto a posto, molto bene. Salva. Questo è... E il decoy, sì, da lì l'icona me la ricordo sempre troppo simile a quella del Discharger. Ok, adesso. Vieni qua. Sì, bravo Luca. Stai lì. Buttalo giù. Aia. Ok, scusate, non sto parlando durante il combattimento perché sono tesissimo. Non voglio curarmi. Devo. Ok. Ma non sprecare l'integrità che stai accumulando, Luca. Non la sprecare, ok? Ok. Adesso, tu qui. Vai. Bravo. Così. Aia! Non ti devi avvicinare, Luca. Hai preso le armi da fuoco apposta. Ok, così. Vai. Non farti chiudere nell'angolo, non farti chiudere nell'angolo. Via, 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 aia. Stai lontano, stai lontano, così, bravo. Dannazione. Andato. No. Devo distruggere anche quella? Cioè, devo distruggere anche quella torretta per... Oh, santo cielo, ok. Vieni. Vieni. Vieni qua. Ti aggiusto io. Dove sei? Qui? Vieni.
Non ho capito se gli attacchi che gli faccio quando si ritira gli causano danno oppure no. Ok, adesso avrei bisogno di recuperare energia. Dai, rigenerati, rigenerati. Bravo. Ok, molto bene. Brava, spunta lì. Mancato. Questo non ci voleva. Dai, su. Stiamo giocando a Whack-a-Mole con una torretta. Whack-a-Turret. Proiettili. Male non fanno. Ok, ok, ok. Come al solito, allo stremo delle nostre forze. Allora, facciamo così. Mettiamo questo in modo che se incontriamo un nemico minore possiamo assorbirlo e guarirci un minimo. Qui che cosa abbiamo? Mirror. Uno specchio utilizzato per ridirezionare i raggi di luce. Ok. Ah. E queste note? Big Robot. Ho fatto il grande robot. Ho fatto del grande robot un mio amico. Picchia gli uomini cattivi. Ma gioca con me. Ah, è la Sophie! È la figlia! Ecco perché scrive in maniera così. Perché è una bambina, non è stupida. Thelma Test Chamber. Incredibile. Ciò che ho raggiunto negli ultimi 3 anni grazie al Fumium, ciò che ho realizzato negli ultimi 3 anni grazie al Fumium è oltre l'inverosimile. La tecnologia di teletrasporto è ora considerata stabile e sicura da utilizzare. Un paio di accidentini qua e là di sicuro, certo, ma nulla che a cui non si possa porre rimedio con il tempo. Missy Strike e Mr. Kroll e io abbiamo messo a punto diverse camere di test, ciascuna connessa con un hub centrale. Credo che sia la zona nella quale siamo. La più vecchia di queste è... Ah, la più vecchia che abbiamo... connessa... che abbiamo connesso con successo e con sicurezza è per testare gli amplificatori... gli elmetti amplificatori. Alcune persone dotate... inclusa Mrs. Reich stessa, hanno già fatto significativi passi avanti nella ricerca per amplificare il potere della mente e del cervello. Sono tempi eccitanti. E questa è la combinazione 101001. Credo che sia la combinazione delle leve che c'è nella sala principale. Dove ci sono gli head amplifier. Bene. Allora, queste sono zone che ci è dato esplorare, quindi, oppure no? Non ne sono sicuro. A giudicare dalla mappatura non ne sono certo. Può darsi che siano dei segreti, come può darsi che siano semplicemente messe lì per farci vedere che è tutto più vasto di quello che in realtà possiamo esplorare. Sarebbe, credo, la prima volta nel gioco, quindi non so quanto possa essere vero quello che sto dicendo, ma tant'è.
Allora, usciamo di qua, così vediamo se aprendo questa porta succede qualcosa di particolare. Anche se non credo. Ah, no, invece no, invece è importante. Siamo in questa zona dove non avremmo potuto essere altrimenti. Allora, abbiamo una chiave. Ok. Poi abbiamo un pugnale in lega. Che causa? No, non mi interessa. Troppo poco danno. E questa pistola imperiale? Switch to set 1. Che fa 80 di danno. Tanto di danno per una pistola non è male. Però la possibilità di stannare i nemici. Vabbè, portiamocela dietro. Cosa mai avessimo bisogno di fuoco rapido? Transporter Generator Room. La stanza del generatore dei teletrasporti è accessibile soltanto a coloro i quali hanno un permesso da parte del capo ufficiale Marcus Reich. Io sono capo ufficiale Marcus Reich, quindi posso entrarci? Richiedete la corretta documentazione e la chiave al suo ufficio. Nei piani inferiori. Siamo noi. E probabilmente quella chiave. Dunque, abbiamo qualcosa da aprire con una serratura? A me sembrava di essermelo segnato. Va bene, andiamo ad esplorare. Andiamo ad esplorare. Ok. Bene. C'è Angel che si è messa a giocare a pancia in su di fianco a me per attirare la mia attenzione. Sono buffi i gatti quando fanno così. Ok. Molto bene. Quindi ma qui c'era una porta. Stordito. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Vediamo un po'. Apriamo quella porta. Scusate. Genuinamente mi sono distratto un istante, credo a causa del gatto, e mi sono perso questa porta qua. Mi sono perso questa porta qua. Fantastico, che ci permette di... Ok, molto bene, di girare qua. Ora, questi casomai li andiamo ad esplorare dopo. Ora andiamo a vedere cosa c'è dietro a questa porta. Facciamo il giro, tanto credo che con le poche conoscenze che abbiamo... Transporter Generator Room. Oh, richiede una chiave d'argento, mentre noi abbiamo una Rusty Key. Ok. Silver Key. Se non ricordo male, noi abbiamo una Rusty Key, giusto? Esatto. E quindi non è quella che cerchiamo noi. Ecco un altro piccolo difettino di questo gioco. Ha solo tre tipi di chiavi. Dungeon Master ne aveva tanti di più. Sono dettagli, sono piccolezze. Non mi capite male. Trovo questo gioco fantastico. Ah, ok, qua ci siamo già stati. Ok, quindi niente. Trovo questo gioco fantastico. Non gli do un voto negativo. Ok, qua c'è la Rusty Key, perfetto. E qua invece c'è un'altra zona da esplorare senza nessuna chiave. Entriamo qua, poi andiamo a vedere cosa c'è là dietro, ok? Ok, si chiude alle nostre spalle. Salviamo. E qui avremo qualche altra prova da affrontare, immagino. Oh. Davvero?
Davvero. Ehi, è spento. Mi sono dimenticato che cliccando quel pivo ho davvero rischiato di farlo arrabbiare. No, non voglio. Non voglio tirare quella leva, non per il momento. Oh, il grande amico di Sophie. La piccola figlia di Rike. Ah, adesso è figlia mia. È ovvio, nelle coppie quando un bambino è problematico per un genitore diventa figlio dell'altro. La piccola figlia di Rike, Sophie, sembra... sembra avere una dote con i meccanismi e i robot potenziati al fulmine. Non capisco come sia possibile, ma si è fatta amica uno dei golem di scarto. Questi sono abbastanza pericolosi, vista la loro immensa potere, il loro immenso potere e... visto il fatto che tendono a comportarsi in maniere imprevedibili. Ma non con lei. Lei ci gioca e ci parla proprio come se fosse una creatura vivente. Questi colossi sono programmati per seguire delle istruzioni molto basiche, molto semplici. Niente di simile a ciò che fa questo quando c'è Sophie vicino. Cosa veramente incredibile è che a nessuno sembra importare. Io spero che quel bruto non le faccia del male. Beh, veramente pensandoci bene, sembra che piuttosto la stia proteggendo dagli altri robot e persino dalle persone. L'ho visto schiacciare un robot arachnoide una volta e a Sophie è piaciuto molto. Non sono sicura se dovrei essere spaventata o meravigliata. Mi piacerebbe veramente studiare più da vicino queste interazioni nei laboratori. Potrebbe persino portarmi dei risultati interessanti. Agatha Chersey. Unità di ricerca sul Fumium 4. Ah, ma perché il messaggio non era di Laura. Ok. Dite che riusciamo a farcelo amico? Se solo fosse possibile. Questo che cos'è? Golem Battery. Questa è vuota. Bene. Dobbiamo ricaricare la batteria del golem. Quindi probabilmente avremo un alleato. E un alleato come questo contro l'ora... sarebbe interessante, sarebbe molto, molto interessante. Ok, queste sono porte che non posso aprire al momento. Secondo me si apriranno... Che cosa? Ehi, perché ti sei inchiodato? Santo cielo! No, due di questi no! Dannazione! Due maghi, ma sul serio? Ridammi la mia integrità strutturale, tu? Per fortuna sono
piuttosto prevedibili una volta che impari a leggere i loro spostamenti, ma tendono ad essere parecchio pericolosi anche. Ad esempio grazie a questo attacco. Load last save. Allora, facciamo... sapete una cosa? Ora che so che cosa c'è qua dentro, e che è uno scontro piuttosto duro, voglio vedere se qua dietro, nella porta nascosta dalla chiave arrugginita, trovo qualcosa di interessante. Oh, un livello inferiore. Proviamo a vedere. Tanto quel golem non riusciamo ad attivarlo. Credo che quel combattimento... Ah, no. Io devo comunque portarla via la chiave. Ah. Io devo... No, non la chiave. La batteria. Devo comunque portare via la batteria. A meno che non ne trovi una già carica. Strano però, perché la voce di Marcus dice... Santo cielo! Due gunner. Ma davvero? Vieni qua. Vieni qua. Ok, io mi rigenero, voi state tranquilli. No, no, ma li uccido. È solo che non so se ho abbastanza proiettili. Dannazione. Il fatto è che molto probabilmente devo ucciderli tutti per risolvere l'enigma di questa stanza, ma... Allora, facciamo così. Se sto al centro nessuno dovrebbe prendermi, giusto? No, mi prendono perché hanno abbastanza agitata, dannazione. Oh, santo cielo. Ok, rigenerati. Spero di avere abbastanza proiettili. Allora, voglio eliminare soltanto questo, ma giusto per avere un'idea di che cosa sono queste tre luci, ok? No, mancato. 22 proiettili, non ne ho più tanti. Che cosa? Oh, santo cielo. E lui riesce a prendermi. Ah, dannazione. Oh, il trombone non riesce ad arrivare fino là. Il fucile a lunga gittata, sì, però. Risparmiamo proiettili. 14, non sono tanti. Mi sento disarmato. Ci deve essere modo. Secondo me premendo quei pulsanti. Ok. Chiudo quei buchi e faccio in modo che i mostri si avvicinino. Il che sarà un inferno. Vediamo. Esatto, guarda qua. Oh. Andiamo a raccogliere questo. Take all. Molto bene. Qui che cosa c'è? Interessante. Oh. Questa la vedo. Dove
dove sono? Qui. Ok. Ok, sono qui. Io devo arrivare qua. Però devo aprire quella porta. E tu che cosa ci fai qua, dannazione? No, no, ma vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. God damn! Ok. Raccogli tutto. Molto bene. Vedete che abbiamo fatto bene a venire qua. È vero, abbiamo speso molti proiettili. Ok. Allo stesso tempo... Oh. Abbiamo raccolto questi. Senti un attimo, ma se io tiro questo mattone qui e poi vado indietro... sti enigmi da Dungeon Crawler. Ok, bene, bene, bene. Cosa c'è qua dentro? Ok, vedete? Elite Zapper. Elite Zapper, scusate. Perché Elite sembra più figo. Dio, io odio Crollo. Questo nuovo ragazzo, questo... Croll... Pensa di essere un gran figo. Non penso di aver mai conosciuto nessuno così ansioso di promuovere la grandiosità del Burò. Qualsiasi puttanata sputino fuori, per lui è oro colato. Non importa quanto sia fallace il suo design. Ok, quindi si parla di progettazione, va bene? Ho già segnalato diversi problemi coadiuvati da diversi specifici miglioramenti fatti da me. Indovina un po'? Niente. Ecco cosa. Tutto rifiutato. Perché Reich mi ha scelto per comandare il team di ingegneri se io non ho parola in ciò che succede? Non ha senso. E quel cieco, ingenuo, spoiled, sfigato in questo caso, credo, Croll, con quel sorrisetto idiota sulla sua faccia, pensa che tutto sia bello e candido. Vaffanculo. Ok, va bene, abbiamo uno sfogo di Runcralf. Ma lo immagino un po' come se fosse un nano questo Runcralf, dal comportamento e dall'atteggiamento pratico che ha. Ok, ok, qui non c'è niente, vero? No, neanche questo, sembrava un ingranaggio, niente di interagibile. Abbiamo però questa uscita qui che ci porta dove? In una stanza. Ok. Ah! Dietro a questa porta, direttamente? E non abbiamo esplorato cosa c'è qua dietro. Io voglio esplorare cosa c'è qua...
un altro stanzone enorme. Questo è? Andy Runcraft. Ah, è la stanza di Runcraft. Ok, questa porta qua è chiusa, la si apre poi dall'altra parte. James Crowe, niente proprio di meno che. Andiamo a vedere cosa c'è nelle sue stanze. Strano non aver trovato nessuna attrezzatura interessante nella. Questo che cos'è? Elite Protector, va bene. Oh, l'ho pronunciato giusto. Elite non è Light. Pochi proiettili, ma va bene. Ok. Vediamo se c'è altro. No. No. Ok. Va bene. Oh, Marcus Reich, abbiamo un altro. E la nostra stanza è bloccata. Non mi freghi. I need a key. Laura I need a key. Reich. Niente po' di meno che Golden. Niente po' di meno che Laura, l'ufficio di Laura Reich. Quanti uffici abbiamo noi? Allora, questo che cos'è invece? William Bond. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Ok, i due uffici hanno una separazione artificiale, una volta probabilmente erano un ambiente unico. Elite Umbrella File Generator, questa è una benedizione dal cielo. Quanto blocca di energia adesso? 36% contro 32, molto bene. Misty sì. Sono andato fuori oggi. Alla fine, finalmente. Ma non c'era niente da vedere, in realtà. La nebbia sembra essere perennemente presente al di sopra di questo mare. Ma almeno il freddo vento sul mio viso mi ha fatto sentire nuovamente vivo. Ho anche visto quella piccola ragazza sul terrazzo, la figlia di Reich. È un angioletto, così carina, e allo stesso tempo così fuori posto. Che gioventù deve essere rinchiusi in questo mostro metallico. Che noi chiamiamo persino casa adesso. Attraverso la fredda e autoritaria educazione della madre, Laura Reich, penso che quell'orsacchiotto di peluche che la ragazzina stringe così forte a sé sia l'unica traccia di vera infanzia con la quale possa, alla quale possa relazionarsi. E Marcus tollera tutto questo? Già. E noi tolleravamo tutto questo. Marcus, sei stato un po' distante dalla famiglia, eh? Come mai? Chi eri veramente? È facile adesso lamentarsi dopo aver ricevuto la botta in testa che tutto era storto, potevi veramente fare di meglio? Secondo me. Sì, ma in realtà non lo so. Allora, vediamo se c'è un collegamento tra questo ufficio e questo. Magari un pulsante. Nascosto, un passaggio segreto. No, perché dovrebbe essere qui il passaggio, in realtà invece no. A meno che non ci sia un passaggio nascosto tra l'ufficio di Laura e il nostro.
Potrebbero benissimo confinare, eravamo coniugi. E quindi magari entrando nell'ufficio di Laura possiamo entrare in quello di Marcus. Perché a noi servono quelle chiavi. A noi servono quelle chiavi. Ora, ritorniamo pure indietro e affrontiamo il resto. Ok. Mi sembra tutto. Sembra è un po' come se tutto stesse iniziando a prendere senso, ma ho la sensazione che manchi ancora un tassello molto importante. Non so se state avendo la stessa sensazione voi. Va bene, i pezzi del puzzle stanno iniziando a venire a posto. Ehi, aspetta un attimo. Come ha fatto quel soldato a passare? C'è un pulsante che chiude quella buco? Fammi vedere. Se io metto un mattone su questa mattonella, su questa piastrella, quel buco si chiude? Vediamo un po'. È lo stesso? Anche perché no? Eccolo qua, è questo! È questo, quindi il nostro mattone lo dobbiamo andare a mettere qui. Fantastico. Ok. L'ho capito la cosa, dal rumore. Sarà difficile che in post-produzione mi ricordi di enfatizzare questo momento. Dovrei segnarmelo da qualche parte e non ho modo di farlo adesso, ma... L'avete sentito questo rumore? È il rumore di un buco che si chiude. Di un buco, di un... sì, di un buco nel pavimento che si chiude. Ed è molto probabilmente questo. Ecco. No. Non è lui. O se lo è a tempo. E io non posso correre abbastanza velocemente fino lì. Nella maniera più assoluta. Ok. No, ma aspetta un attimo! No, quel soldato non arrivava da lì, ma certo. Scusatemi, mi sono fatto tutto un ragionamento per cui il soldato che abbiamo ucciso qua, in questo corridoio, arrivasse da qui. Ma non è possibile perché noi l'abbiamo ucciso, questo, e la prova è quel sacchetto contenente probabilmente dei proiettili. Quindi quel soldato facilmente arrivava da qualche altra parte. Bene, ora salviamo e premiamo il secondo pulsante. Ok. Oh, sono assolutamente impreparato. Sciagura a me. Aspetta, fermo. Devo mettere il discharger. Dannazione, il raggio di quegli affari. Vieni. Vieni. Vieni qua. Bye bye. Il raggio d'azione di quel... dei loro sputi è qualcosa di... mortifero. Mi chiedo se abbia un limite, in effetti. Ok, qua sembra non esserci nulla.
Va bene. Allora, vediamo cosa libera il terzo pulsante. Ah, fantastico. Libera tutte queste cose. Voglio affrontarli in questo corridoio zigzag. Certamente che voglio. Non c'è modo migliore, secondo me. Vieni qua. Ok, e passa a questi. Dannazione. Morto. Molto bene. Ora abbiamo un fuciliere che tratteremo bene o male allo stesso modo. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Voglio riprendermi. Vieni qua. Fammi rigenerare. Fammi rigenerare. Bravo. Vieni qua. Così. Vieni qua. Ho fatto male, eh? E il tuo calcio sicuramente non mi ha impensierito più di tanto. Allora, ci recuperiamo ancora un attimo e poi andiamo là e gli diamo qualche colpo bendato. Prima di spada e poi di martello. Molto bene. Level up, tra l'altro. Questo è stato molto, molto benvenuto. Ok, e procediamo a questo punto con la crescita della nostra resistenza fisica. Ok. Dov'è? Integrity and energy. Oh, no, cosa avevamo iniziato? Armorer, forse. Sì, questo. Più 60% di integrità. Accetta. E siamo a 2600 di integrità. Molto, molto bene. Ok. Il nostro piano sta andando avanti. Ora andiamo a vedere che cosa. A che cosa abbiamo accesso ora che si sono aperti anche, che si sono chiusi anche questi buchi? Abbiamo accesso a, quest'area, ad esempio. Devo passare di nuovo qua? Esatto, certo, va bene. Questo richiede gli altri, ma mi dà la possibilità di pestare questo, il quale mi dà la possibilità di ritornare qua. Oh, il quale mi dà la possibilità di ritornare qua. E poi qua. No. Ok. Ok, credevo fosse più semplice, l'ho sottovalutato. Ora mi tocca tornare indietro. Non esiste. Ok, così. Questo si è chiuso. Ora devo trovare il modo di chiudere questo. Ah, no. Ok. No. Ok. Allora,
Vuol dire che molto probabilmente è quel pulsante là a farlo, guardate. Ah ah. Beccato. Ora. Chiuso. Devo chiudere questo, ma come faccio? O questo. Damn. Aspetta, aspetta, aspetta. No, 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 no. Chiuso. Ora. Aperto. Posso fare il giro di qua premendo questo. Senza più dover premere questo. Così chiudo. Così chiudo. Damn! No, scusate, allora. Questo ha effetto su questo qua. Questo ha effetto su questo, ma questo ha effetto anche su quali? Su questo qui. Ok. Cambia solo quei due. Fantastico. Questo invece effetto su. Questo. E questo. Li inverte. Molto bene. Questo invece. Non ha effetto su questi. Non ha nessun effetto su questo qua. Allora vuol dire che c'è un pulsante da qualche parte lungo la parete. Non ho altro modo. Ragazzi, non ho altro modo per... no? Damn! Come diamine? È possibile. Allora, no, scusatemi. Mi sento stupido. Io ho bisogno di chiudere o questo o questo. Questo è chiuso adesso, ma mi manca o questo per andare in là. Comprendete? Quelli rimangono chiusi. Ah no, guarda qui. Questo chiude là. Ok, ok, ok. Quindi io devo chiudere. Devo tenere chiuso questo. Come lo tengo chiuso quello? Così. Ora però devo anche chiudere questo. Oh, santo cielo. Ah!
ti... Devo tenere chiuso anche questo qui. E poi è fatta. Allora, fammi vedere. No. Ok. Morto. Mi sono mosso. Ok, load la save. Spendiamo ancora 10 minuti qua. Allora. Non ho salvato? No, 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 no. Non ho salvato. No, ho salvato, ho salvato. Ok. L'unica cosa che... Ah, qua posso andare a recuperare questo ora. Fantastico. Ah. Ok, sono sempre più contento di essere venuto qua. Ci serviranno come il pane nella battaglia contro i due maghi. Recuperiamo tutto. Qui non c'è nient'altro da recuperare. Ok, 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 ok. E torniamo nella stanza dell'enigma. Voglio dargli un altro giro. Give it another go. Allora. Ok. Questo deve rimanere chiuso. Ok. E invece no, rimane aperto. Io devo premere qua e arrivare qui, eh? Ok, adesso così. Perfetto. Ok. Ok. Il fatto è che premendo questo poi... No? Ce l'ho fatta? Quasi. Ho fatto... Sono arrivato qua. Bene. Ora. Fatto. Passato. Yes. Ah, bastava... A volte... Cosa mi succede? Che alcuni enigmi, se mi cervello di farli razionalmente, va bene, cioè, se mi ostino a volerli affrontare razionalmente, mi ci incastro. Se invece provo inizialmente a risolverli razionalmente per capire la logica e poi lascio fare l'istinto, è come se lui la sapesse più lunga e alla fine la soluzione venisse da sola. Può anche essere semplicemente fortuna, eh? Allora... Abbiamo una porta da aprire con una stanza qui dietro. Allora io direi, prima di chiudere l'episodio, vediamo che cosa c'è qua dietro. È la nostra stanza! È la stanza di Marcus Reich! È certo che la apro! Santo cielo! Non voglio lasciarci con un sospeso così. Silver Key, molto bene, ci serve al piano di sopra. Al burò. Oh. The inevitable
has come. The Bureau has called for me to answer for the accidents in the Ox Vaporum. They're sending an escort ship to take me to Capital Island. My heart is pounding. In a way, I'm looking forward to seeing the beautiful Citadel again after several years. But it's a pity Sophie can't come along. I so much want her to see the normal world. Leaving the tower with Laura in charge. To say I'm worried is an understatement. I have no idea what to expect from her when I return. Già, avevi già iniziato a capire cosa stava succedendo, È giunto l'inevitabile. Il Bureau mi ha richiamato per rispondere degli incidenti che si sono verificati nell'Ox Vaporum. Beh, sei capo della sicurezza. Stanno mandando una nave scorta per portarmi a Capital Island. Il mio cuore batte all'impazzata. Beh, in un certo senso... to look forward vuol dire... sono contento di vedere la città di nuovo, la cittadella di nuovo dopo tutti questi anni. Ma è un peccato che Sophie non possa venire con me. Vorrei tanto che lei potesse vedere il mondo normale. E poi lasciare la torre con Laura al comando. Dire che sono preoccupato è un eufemismo. Non ho assolutamente idea di cosa aspettarmi quando tornerò. Il caos più totale. Ecco cosa è successo mentre eri via. Questo libro non possiamo leggerlo, però è bello che ci sia. Get married, they said. What's the worst that could happen? Sposati, dicevano. Qual è la cosa peggiore che potrebbe succedere? They said. What's the worst that could happen? Cosa sono? Cacciaviti? Cose piantate lì dentro? Lo usavi come sfogo? Ok. Abbiamo trovato la chiave e dei pezzi di loro. Importanti. Bene. Importanti. Cose che sapevamo già, ma raccontate dal suo punto di vista. Il che è meglio che niente. Cioè, il che è parecchio. Allora. Signori, salviamo. Ok. Bene. Grazie ancora di essere qui con me. E non vedo l'ora di procedere. Alla prossima.